Parole dure del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri a Locri, il capo dello Stato, partecipando all'incontro con i familiari delle vittime innocenti delle mafie, ha detto le mafie rubano il futuro. Fino a ieri poche volte si è parlato di loro, delle famiglie, delle vittime innocenti di 'Ndrangheta a Locri, i loro volti, il loro dolore riflesso nelle parole e negli occhi del capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella tenso struttura allestita sul terreno dello stadio comunale, ha ascoltato il lunghissimo elenco di nomi, ben 950 persone uccise dalle mafie, tra cui anche quello del fratello Piersante Mattarella. È la 22ª giornata voluta da Libera, 22 anni, è la data simbolica del 21 marzo, equinozio di primavera, risveglio della natura e in questo caso delle coscienze. Molto è cambiato nel tempo e lo stesso Mattarella a sottolinearlo, ma il nemico è sempre lo stesso, la criminalità organizzata, contro la quale usa parole fortissime. La mafia afferma, ruba il lavoro ai giovani. Il capo dello Stato è accompagnato dal ministro dell'Interno Marco Minniti e dalla presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi, ci sono le autorità civili e militari. Il messaggio: lo Stato è presente, c'è e sta dalla parte delle persone oneste. Le mafie, ribadisce il Presidente, sono la negazione del diritto, opprimono, fanno paura, usano le armi del ricatto e della minaccia, avvelenano la vita economica e le istituzioni civili. In Italia si sono fatti passi in avanti grazie a strutture giudiziarie che lavorano con rettitudine e professionalità. Accanto a questi strumenti, ha concluso il capo dello Stato, bisogna prosciugare le paludi dell'inefficienza, del clientelismo. Ecco perché la lotta alle mafie ci riguarda tutti e tutti possiamo contribuire a debellarla. Il fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, si è invece rivolto direttamente agli uomini e alle donne dei clan. Abbiate, ha detto, un sussulto di coscienza, una domenica di sole e parole altisonanti in una terra bella e troppe volte macchiata dal sangue dell''Ndrangheta, la Calabria che mostra il volto pulito e cerca speranza.